Cari amici vicini e lontani, bentornati, bentornati dopo una domenica piena di impegni o di relax. Adesso è giunta l'ora di rilassare la mente. E con chi potremo rilassare la mente? Ma con Svapano, con la sua costituenda comunità di Osho. Invece, domani, dalle 18:30 alle 19:30, avremo il nostro Walter Pansini, erborista, che ci condurrà nel meraviglioso mondo dell'erboristeria. A voi la linea. Buonasera a tutti, sono Svapano, Sannyasin di Osho dal 1980 e prosegue la nostra conoscenza con questo grande maestro spirituale degli anni 80 che ci ha illuminato e tuttora attuale nel suo pensiero, nella sua filosofia, nella sua religione, nel suo sistema di comunicazione e di visione della vita. Allora, questa sera ho preparato diciamo, un argomento, un'introduzione, un chiarimento riguardo alla meditazione, da capire su che piano, su che livello lavora Osho rispetto ad altri maestri o altri percorsi, e dopodiché presenterò una parte del suo libro, proprio visto che le persone hanno un po' difficoltà di leggere Osho. Allora ho preso dei passaggi in modo da commentarli insieme a voi. Allora, primo argomento è la meditazione. Io ne ho già parlato la volta scorsa, ma questa volta volevo chiarirla ancora di più, in modo che comprendiate a che livello la meditazione di Osho è utile per noi. Osho fa riferimento alla parola, dice: il termine meditazione deriva dal termine medicazione, che a sua volta la medicazione arriva dal termine medicina. Per questo vuol dire che una meditazione di Osho o le meditazioni di Osho hanno hanno un qualche cosa che possono essere di aiuto, possono guarire una qualche parte di noi. La malattia, come viene interpretata da noi quando c'è un sintomo o una patologia, è una definizione che noi utilizziamo per definire una che cosa? Una discrepanza energetica, un malfunzionamento di un sistema all'interno del nostro corpo. Il nostro corpo ha milioni di attività in questo preciso momento, una struttura estremamente complessa, per cui malattia noi la associamo a una patologia che ognuno di noi ha o potrebbe avere. Secondo un principio olistico, una disfunzione energetica, come viene definita la malattia, o disequilibrio energetico, è causato da tre fattori principali, da un fattore di tipo fisico, chimico o mentale. Per cui ogni
disturbo energetico o cosiddetta malattia dovrebbe essere curata sotto questi tre aspetti, per cui la parte fisica vorrebbe dire la parte strutturale, noi siamo fatti di cellule una assieme all'altra e danno la forma, quella che noi abbiamo, per cui abbiamo una struttura fisica che viene vista come il nostro, secondo l'osso è il nostro tempio, il nostro corpo. Secondo la medicina occidentale, il nostro corpo è una struttura fatta di tessuto connettivo e composto da ossa, organi, pelle, viscere, sangue, linfa. Questa struttura ha un'influenza del tipo fisico, per cui un qualcosa che quando una problematica è fisiologica e cioè, come dire, se non ho un dito della mano sicuramente non potrò crearlo, logico, no? Si potrà creare, mi sono spezzato, cioè mi sono cioè non ho un dito della mano, non posso ricreare un dito della mano. Però ho una problematica, per cui problematica fisiologica, di tipo strutturale. Ma quando abbiamo delle problematiche di tipo funzionale, allora ecco che uno degli aspetti nella medicina olistica è anche valutare se ci sono delle componentistiche di tipo mentale, chimico, che in qualche modo possono aiutare a risolvere o a tenere sotto controllo la situazione. In tutto questo, ovviamente, anche la meditazione, oltre che altre cose che si possono in ogni caso inserire, sono di estremo aiuto e anche di estrema importanza. Parlando della meditazione, volevo farvi capire come viene il benessere all'interno del corpo. Questo è uno studio mio che lo aggiungo alla visione di Osho, perché combacia esattamente con la sua visione. Quando noi abbiamo, cioè questo è un modo per creare una malattia. Una malattia viene creata dentro di noi attraverso un percorso ben definito. Una prima cosa, chiaramente parliamo sul piano olistico, la meditazione viene vista, viene messa sul piano olistico, è una cosa che non abbiamo prove scientifiche che la meditazione ci sia di aiuto, ma sappiamo che se la facciamo ci fa star tanto bene, e questo benessere lo riscopriremo adesso secondo questa, diciamo, un certo tipo di logica. Per cui la prima cosa che noi abbiamo nel corpo mente chimico fisico è lo squilibrio. È la prima cosa. Lo squilibrio vuol dire che una cosa mi prende, una cosa mi fa arrabbiare, mi mette in squilibrio, mi ha messo a disagio. Questo è uno squilibrio. Questo squilibrio qua di disagio, che magari io non sono in grado di risolverlo sul momento, lo compenso. Cioè, lo compenso cosa vuol dire? Vuol dire che, vabbè, faccio passare e chi se ne frega. Ma l'ho risolto, d'accordo? Ma dico, vabbè, dai, sarà, lo vedrò in un'altra situazione. Se questo tipo di problema, questo tipo di rabbia si ripresenta di nuovo, c'è una terza fase dove avvengono dei cambiamenti, si dice, funzionali. Funzionali vuol dire che ogni qualvolta ricevo un determinato
impulso, uno mi dice una certa cosa, io in modo automatico mi arrabbio, oppure mi fa star male. C'è un sistema, c'è una cosa che ogni qualvolta si ripresenta, io sto male. Una situazione che si ripete con una certa costanza. Il persistere di questo disagio funzionale, abbiamo detto, c'è comunque un campanello di allarme, ogni volta che viene io sto male, benissimo, porta al persistere di un sintomo. Non mi sento più tanto bene. Perché? Perché ogni volta che mi succede quel determinato situazione io sto male. Il persistere dei sintomi porta alla cura dei sintomi. Per cui a questo punto il sintomo persiste, io vado alla ricerca di un aiuto, un rimedio. Uno va dal medico e dice, ma io quando mi sveglio al mattino sento che ho poca energia. Oppure alla sera vado a dormire e non riesco più a dormire. È già da più di un mese che ho difficoltà a dormire. Mi addormento, posso dire, vado a dormire alle 11, mi addormento alle 2 del mattino. Se questo cambiamento persiste ancora, allora diventa viene definito un cambiamento patologico. Il cambiamento patologico è una problematica cronicizzata. Se questo problema poi persiste ancora, il cronico diventa debilitante e chiaramente la parte successiva sarà la cosiddetta la morte, ecco, per intenderci, no? È solamente chiaro che la morte è l'ultima cosa, cioè è l'estremo, però era solo per farvi capire che una problematica non presa, diciamo, nell'immediato, una tensione emotiva trattenuta, non elaborata, porta in definitiva a delle disfunzioni. Per cui è molto importante trovare dentro di sé una soluzione a questi problemi che giornalmente ci assillano e che potrebbero portare a lungo andare, chiaramente, come potrà vedere tutti gli step, in definitiva alla malattia e successivamente a quello che è, insomma, no? Alla fine, insomma, di noi. Per cui alla morte prematura. E in questo contesto qua si inserisce la meditazione. La meditazione sarebbe la medicina per questo tipo di atteggiamento che ci porterebbe alla malattia. Sarebbe la medicina e sarebbe anche la medicazione, perché noi medichiamo, facciamo una medicazione del nostro stato psicologico, emotivo, energetico. In modo particolare, se ricordiamo la meditazione della Kundalini, che sarebbe meditazione Kundalini, la sorella della meditazione dinamica, della quale io non ho mai parlato con voi, perché è quella meditazione ancora più forte, che agisce ancora di più sullo stato, come abbiamo detto, psico emotivo. E la meditazione della pulizia interiore, dello scarico energetico, della riprogrammazione del proprio equilibrio energetico, è una pulizia interiore, è uno scarico energetico alle tensioni che quotidianamente sosteniamo e che
ci permette di non portarcele appresso, ma di guardarle in modo esterno o in modo periferico. Tutte le problematiche, secondo la visione di Osho, sono all'esterno di noi. La nostra interiorità, il nostro sé, è molto più profondo rispetto a tutte le problematiche che sono all'esterno. E il nostro corpo che vive, diciamo, nella parte esterna, ma la nostra mente, la nostra anima, la nostra psiche può esserne staccata e in questo stacco trovare il proprio equilibrio, la propria serenità interiore al di là dei più grandi problemi che sono all'esterno. Perché? Perché sappiamo che la persona in se stessa è unica e quello che viviamo ognuno dentro di noi è unico. Nessuno può capire che cosa prova l'altro nel suo corpo, nessuno. Per cui in definitiva siamo tutti soli dentro di noi. E questa solitudine può essere vissuta, o essere solo, può essere vissuto in modo molto consapevole, molto attento. E i mezzi ce li dà proprio Osho. Osho ci dà il mezzo per trovare la propria consapevolezza, che sarebbe la medicina. E poi ci dà la medicazione, che potrebbe essere non solo la meditazione, come ho detto, ma anche le sue parole, il suo insegnamento. L'insegnamento di Osho, le parole di Osho ci danno la guida, ci fanno capire come vivere questa energia interiore. Ok, bene. Adesso vi leggerò un passo, visto che voi avete difficoltà di leggere. Allora, vi leggerò un passo di dell'armonia nascosta di Bhagwan Shirajish, alias Osho, penso che sia degli anni 78, 76, 78, credo 76. Ancora più antica, più vecchia. Bene, allora, vi leggo un passaggio e dopo lo commentiamo. Le antiche scritture tibetane dicono che Dio viene spesso a cercarvi, ma non vi trova mai. Bussa alla porta, ma il padrone di casa non c'è. È sempre assente, sia a casa o in qualche altro posto. Come fa Dio a trovarti? Tu lo cerchi, ma non ce n'è bisogno. Se rimani a casa sarà lui a trovarti, perché ti cerca proprio come lo cerchi tu. Rimani in casa, così, quando Dio arriva, ti può trovare. Dio viene, bussa e aspetta fuori dalla porta, ma tu non ci stai mai. Allora, che cosa significa questo? Significa che noi con la meditazione andiamo alla ricerca di noi stessi, a un certo punto potremmo realizzare noi stessi e invece non abbiamo la capacità di lasciarci andare, di ritrovare questa opportunità. Dobbiamo dire questo, che la razionalità, la filosofia lavora, queste sono parole che definizione di Osho, tutti i filosofi lavorano sul piano orizzontale. La meditazione invece lavora sul piano verticale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la logica ci apre il livello mentale, per cui apre davanti di noi la situazione, ma non ci fa crescere, ci fa diventare più eruditi, sì, chiaramente ci dà la cultura, ma è diverso dal
invece dall'effetto o dalla sensazione della meditazione, dove c'è questa ascesa o discesa nel verticale. Il verticale vuol dire che tanto più entro dentro di me, tanto più mi radico a terra, e quanto più mi radico a terra, tanto più salgo sul piano energetico. Per cui sento dentro di me una serenità, una pace interiore, una tranquillità che prima non ce l'avevo, perché viene creata dal fatto che medito, dal fatto che le tensioni che accumulo giornalmente sono in grado di smaltirle, per cui il mio corpo fa meno fatica. Ok. Allora, poi c'è una parte poetica, sono delle frasi di Eraclito. Eraclito era un poeta greco che è vissuto nel periodo di Aristotele e dava un po' del filo da torcere ad Aristotele con le sue stranezze. Aristotele era un filosofo, Eraclito invece aveva una sua filosofia, però non era compreso da Aristotele. Perché? Perché Eraclito era secondo Osho era un illuminato, no? Un poeta. Allora c'è una Osho tratta questa poesia di Eraclito e una parte dice: gli sciocchi, anche se sentono, sono come sordi. Per loro vale la massima che quando sono presenti sono assenti. Interessante, no? Quando uno è presente è assente. E quante volte, no? Insomma, succede, no? Non dico quante volte, ma può succedere. Qualche volta succede che c'è quello che dovrebbe rispondere invece fa finto tonto, no? Cioè è presente ma fa finta di essere assente. Ecco, questo è semplicemente quello che dice. Questo è il sonno dell'inconsapevolezza. Essere assenti, non essere presenti alla situazione del momento, essere altrove. E diversi lo fanno, no? Il mulà Nasruddin, e ci racconta una storia che è simpatica, la leggo velocemente, seduto al caffè, si vantava della sua generosità e della foga. Nella foga del discorso non sapeva più quello che diceva, come tutti del resto. Vabbè. Uno dei suoi amici gli chiese: Nasruddin, visto che ti vanti di essere così generoso, perché non ci hai mai invitato a mangiare a casa tua? Il mulla, eccitato com'era, si dimenticò di sua moglie e rispose: venite, andiamoci subito. Man mano che si avvicinava a casa, ritornava sobrio. Ad un certo punto gli venne in mente sua moglie e fu terrorizzato. Stava invadendo la casa con 30 persone. Quando arrivarono di fronte al portone, disse: aspettate, come sapete, anch'io ho una moglie, per cui potete ben immaginare. Aspettate che vedo a convincerla, poi vi faccio entrare. Sparì dietro la porta e sussurrò in un orecchio alla moglie: fai una cosa, quelli bussano, va fuori e di che non ci sono. Dopo un po' i suoi amici si decisero a bussare e la moglie disse: Nasruddin non è in casa? E loro risposero: impossibile, siamo venuti con lui, l'abbiamo visto entrare, ma nessuno di noi l'ha visto uscire, dicono gli amici, e siamo in 30 davanti all'ingresso. Deve essere dentro, provi a cercarlo. Si deve essere nascosto. La moglie tornò e chiese a Nasruddin: ora che facciamo? Nasruddin, eccitatissimo, si precipitò fuori dalla porta e, rivolto ai suoi amici, disse: che c'entra?
potrebbe essere uscito dalla porta di servizio. È possibile. A voi succede tutti i giorni. Mulla si era completamente dimenticato di se stesso. La sua logica era corretta. L'obiezione era giusta, ma una cosa intendeva dire, ma che cosa intendeva dire con lo aspettate davanti all'ingresso e lui potrebbe essere uscito da retro? La sua logica è perfetta, ma si era completamente dimenticato che era lui stesso a dirlo. Ecco, questo è un esempio di sciocchezza. Pertanto non siete mai presenti alla situazione, non siete mai presenti né al mondo né a voi stessi. Queste sono le parole di Osho che ci incitano alla consapevolezza. Il padrone di casa non c'è, gli occhi guardano, le orecchie sentono, ma il maestro interiore non è mai presente. Gli occhi sono solo delle finestre e non possono vedere se voi non ci guardate attraverso. Come può una finestra vedere? Dovete affacciarvi alla finestra per vedere. Le orecchie da sole non possono sentire. Come può una finestra sentire? Ma se ci siete voi, allora è un'altra cosa. Il corpo è come una casa e la mente viaggia. Il padrone di casa è sempre in viaggio e la casa rimane vuota. La vita bussa alla vostra porta, chiamatela Dio o come vi pare, chiamate l'esistenza, l'esistenza bussa continuamente alla vostra porta, ma non vi trova mai. Ecco, questo è il senso della nostra interiorità e del nostro modo di essere, per cui noi viviamo in un mondo poco consapevole. Siamo presi dai nostri pensieri. Essendo presi i nostri pensieri, non siamo in grado di vedere la realtà, non siamo in grado di ascoltare gli altri. Non essendo in grado di ascoltare gli altri, non siamo in grado di gioire di noi stessi, di stare bene con se stessi, di essere sereni con se stessi. Per cui la miscela è la meditazione e una buona, come si diceva nel mondo olistico, una buona filosofia di sostegno. E chi meglio di Osho può dare tale sostegno? Osho è un grande riferimento, è un grande maestro per la propria salute, per il proprio benessere, per il proprio equilibrio psicofisico. Ok, per cui ancora una volta ho fatto una sintesi. Vanno assieme meditazione e lettura. La lettura sostiene la meditazione, la meditazione apre alle parole, apre alla lettura. Per cui più uno medita, tanto più gli viene la voglia di leggere, perché leggendo scopre continuamente dentro di sé e ha la possibilità dentro di sé di crescere, di sviluppare dentro di sé la propria serenità, il proprio equilibrio, la propria tranquillità e, a seconda delle situazioni, ed energia. Importante, energia vitale, la Kundalini è energia di vita, che nasce dal primo chakra e poi sale lungo la colonna vertebrale e arriva fino all'alto. Pertanto una medicina aggiunta, al posto di prendere un prodotto chimico, un integratore alimentare, noi creiamo equilibrio e benessere interiore attraverso questo strumento. Le parole poi di Osho sono solamente una presa per mano, un'indicazione
sul come vivere questa energia, questa crescita interiore, questo sviluppo, questa tranquillità, questo equilibrio. Ecco, questo è il percorso. La Kundalini, ritornando al tipo di meditazione, abbiamo detto che Osho ha fatto tantissime meditazioni, nel libro dei segreti ci saranno un centinaio, poi ci sono nel libro arancione, scusa, un centinaio, nel libro dei segreti ce ne sono 112, quella sono, cioè ha fatto due distinzioni, ha fatto meditazioni correnti, cioè quelle per risolvere le proprie problematiche che hanno visto di carattere di equilibrio energetico, e poi delle meditazioni cosiddette finali, definitive. Sono 112 tecniche dove ognuno di noi ha la sua particolare meditazione che lo porta alla sua realizzazione. Per cui vorrebbe dire trovare il proprio centro, il proprio Dio interiore, il Samadhi, l'illuminazione, quello che è arrivato a questo livello. Se ne parla poco, se ne parlava poco anche nel suo periodo a Pune, quando ero io, perché sono ad un livello molto profondo e probabilmente in quella volta lì non si era pronti, tuttora probabilmente non ci sarebbe pronti, però ci sono. Se qualcuno sviluppa la propria crescita profonda, può avvicinarsi a quelle tecniche e eventualmente scoprire qual è la sua meditazione di fondo che lo porta alla realizzazione del proprio sé. Ecco, questo quanto. Allora, a questo punto, non lo so, chiederei se c'è qualche domanda da qualcuno, se vuole farmi, se si sente di dire qualche cosa, se si sente toccato da queste parole, se eventualmente vorrebbe avere un chiarimento, se per lui la meditazione potrebbe essere utile. Posso chiedere una cosa? Sì. A Dario, allora, il discorso della meditazione sicuramente è molto affascinante. E personalmente penso che, appunto, parlavi di consapevolezza, giustamente, penso che in questi tempi, soprattutto, la consapevolezza delle persone, non so, forse è un po' in crisi, perché vedo le persone tanto prese dalla fretta, e non solo dalla fretta, la fretta poi che genera quasi anche una specie di pigrizia, e tutto questo non aiuta. Sicuramente la meditazione è un percorso che penso sia utile a se stessi, per se stessi, e di conseguenza anche per gli altri. E quindi vedo delle grosse difficoltà, parlo in generale, così le persone le sento poco disponibili quando si parla di meditazione, non parlo di questa di Osho, ma in generale. Cosa dici? Sì, sono d'accordo con te, sono veramente d'accordo. Allora, la maggior parte delle persone è diventata pigra, non hanno voglia di fare. Poi io credo che ci sia anche il disagio sociale, no? Che noi abbiamo. Allora viviamo continuamente, siamo sotto stress, continuamente si tengono sotto stress per notizie. Siamo usciti da una situazione di stress e ce ne mettono su un'altra. E noi viviamo continuamente nell'insicurezza. E la bolletta diventerà più alta, pagheremo di più il gas, chissà se tutto andrà bene, cioè, costantemente ci tengono. Per cui i governi, lo Stato, cioè, il sistema
ci mette costantemente in preoccupazione. E noi cosa facciamo? Niente, ci ritiriamo a casa nostra, alla nostra famiglia, andiamo a lavorare, chi c'è lavoro, chi non c'è lavoro, si barcamena, no? Però non c'è, sì, non c'è voglia, c'è poca voglia di costruire, c'è poca voglia di impegnarsi. Io vedo che i giovani, in modo particolare, hanno, non tutti hanno voglia di fare, ci sono tantissimi giovani che non vogliono fare, e così anche le persone più avanti vogliamo, ecco, si adagiano a una, perché probabilmente non ci viene offerto, no? La possibilità di fare qualche cosa, perché quando uno non so, va in cerca di lavoro, poi trova con difficoltà, no? O non trova lavoro, oppure non ci impegniamo, non siamo in grado più di concentrarci. Per esempio un'attività sportiva, un movimento fisico è utile per la salute, ma in quanto lo fanno? E si sa, no? Ancora bene che ci laviamo i denti, non so, una volta al giorno, ecco, alla sera, questo qua l'abbiamo capito, no? Perché se no hanno problemi con i denti, la nostra di salute. Però l'aggiungere qualche cosa in più non è facile, no? È raro. C'è una pigrizia, Yolanda, sì, molto forte, molto forte. Sì, ma questo penso ha radici lontane, nel senso, a me sembra di vedere questo disagio anche nei bambini, perché vivono ritmi stressanti e sono obbligati anche a sostenerli. E tutto questo, secondo me, non aiuta. Adesso parlavamo di meditazione, ma non aiuta neanche così, secondo me, ad intraprendere un percorso verso una consapevolezza, non so, la chiamiamo così? Sì. Come no? Beh, possiamo usare, certo, vuol dire essere coscienti di quello che uno fa, di che cosa è, di come si sente, che la sua realizzazione, no? Esatto. E vedo appunto, parlando proprio dei bambini, che bisognerebbe educarli invece, e penso che sarebbe molto bello, ma il governo qua proprio non vuole investire nella scuola e nell'educazione, no? Però sarebbe molto bello usare la natura, la terra, perché sicuramente sarebbe facile con i bambini instradarli in maniera da diventare più, forse più aperti verso in futuro da adulti, verso la meditazione o comunque verso una consapevolezza, mentre oggi i bambini, ma anche gli adulti chiaramente, sono tutti distanti dalla natura, dalla terra soprattutto. Non so, io la vedo così. Per me è molto importante questo, e questo genera una pigrizia poi alla fine, che uno si spaventa di fronte solo al suono, alla parola meditazione, no? Sì, Yolanda, sei stata molto chiara, mi piace il tuo pensiero. La meditazione è una parola che noi definiamo, ma non è mica tutta sta roba strana. La meditazione vuol dire star bene, basta. Allora, uno sta bene, si sente bene, e diciamo che questa parola meditazione, nel star bene, si rende conto un po' delle situazioni, diciamo, cioè, guarda dall'interno, ecco, basta, c'è un punto di vista diverso. Ma per trovare questo, che è una cosa naturale nell'essere umano, cioè non è che noi andiamo a cercare qualcosa di innaturale. L'essere umano è nato, secondo la filosofia qua indiana, è nato per essere sano, felice e vivere fino a 108 anni. Questa è la programmazione che Dio ha fatto per l'essere umano. Basta, fine. Vuol dire, più semplice di così, se noi ci ammaliamo, il corpo, fin tanto che siamo vivi, farà di tutto per guarirsi, non guarirci, guarirsi. Il corpo ha dentro di sé una filosofia di guarigione. Fine. Tu ti tagli
ti fa un taglio, dopo 3-4 settimane quel taglio lì sparisce dalla mano. Per cui il corpo è programmato per stare ed essere sano. Se si ammala, vuol dire che da qualche parte deve essersi uno sbaglio. Quel sbaglio può essere, abbiamo detto, di tipo fisiologico, mi manca il dito, non può ricrescere, oppure trovo una qualche possibilità, qualche cosa, vado alla ricerca attraverso il principio del chimico, fisico, mentale, oppure, questi sono i miei concetti, chiaramente, oppure attraverso la medicina cinese, e quant'altro, metto assieme e cerco di capire il mio equilibrio. Ma la meditazione non è niente altro che sviluppare all'interno del corpo maggiore capacità di guarigione. Questo è una cosa molto interessante. E quando si fa la meditazione, Yolanda, mi permetto di dire a te, perché mi hai detto dei bambini, perché anche là, cioè non è mica che uno dice qualche cosa che uno non vuole sapere, fa parte del nostro sistema, noi siamo fatti così. E come al mattino ci svegliamo, andiamo al bagno a fare le nostre funzioni fisiologiche, e vuol dire alla sera ci laviamo i denti, insomma ci prepariamo per andare a dormire, dormiamo, fisiologico, ci risvegliamo, e la meditazione non è niente, è solo una presa di posizione del nostro sistema. E quando abbiamo un problema cosiddetto psicologico, perché noi siamo persone emotive, viviamo nelle emozioni, viviamo tra gli opposti, come dice Osho, rabbia, amore, dolore, benessere, ci spostiamo, no, a questi estremi opposti, perché il nostro sistema, noi siamo fatti così, in questa fase rimaniamo attenti, rimanendo attenti a queste emozioni, quando stiamo male, in modo particolare bisognerebbe fare le meditazioni perché ripuliscono l'energia, ci rimettiamo sempre, sempre, sempre in equilibrio. E chi più del bambino che è pieno di vita, che è da lì che poi inizia a crearsi quei problemi che dopo si porterà avanti per tutta la vita, perché noi abbiamo le problematiche da quando siamo nati, da quando avevamo 2, 3, 4 anni, e che poi si dice che il carattere si forma al bambino dai 7 anni in su. I genitori ci passano i loro problemi, e i loro problemi diventano i nostri problemi, e noi a sua volta ai figli, che cosa diamo? Facciamo lo stesso percorso, diamo i nostri problemi ai figli, e i figli portano avanti i nostri problemi, i nostri stati d'animo, i nostri blocchi emotivi, il nostro sistema. La meditazione porta alla creatività, quello che manca, per cui abbiamo visto che c'è stato di pigrizia perché non c'è, le persone non hanno energia. La meditazione crea energia, quell'energia che viene creata può essere sviluppata. C'è meditazione e amore. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di amore. Siamo chiunque è in carenza di amore. La meditazione porta dalla possibilità di dare amore e di sentire amore, e a sua volta l'amore ricevuto si trasforma in consapevolezza. Questo è un po' il percorso. Ma in definitiva è come fare un esercizio fisico, no? È una cosa tecnica. Il corpo, per star bene, per essere bilanciato all'interno di sé, ha bisogno di scaricare, no? Di rigenerarsi. E la meditazione è un rigeneratore delle emozioni, stati d'animo, tutto quello che ci affligge. Sia nel bene che nel male, perché dopo bisogna osservare sia quando si sta bene che quando si sta male, ma in modo particolare agisce sul disagio,
perché quando siamo male, in modo particolare l'alimentazione è utile, perché ci riporta in equilibrio. Una volta che siamo in equilibrio, possiamo anche non fare le meditazioni, come dire, depurazione del fegato. La depurazione del fegato, magari se non sto male, me la faccio in primavera, in autunno, durante l'estate non c'ho bisogno, perché il sangue è più liquido rispetto all'inverno, e sto bene, fine. E la meditazione è fatta uguale. Quando uno è a disagio, quando sta male, farla, che ti aiuta a risolvere. Scusa, quale tipo di forza può dare la meditazione verso le malattie di carattere ereditario? Sì, allora la meditazione non è che... Allora, è la medicina che ti cura il problema. La meditazione mette in condizioni il corpo di avere più forza, perché quando all'interno, allora, il corpo guarisce in stato di tutte le cose, cioè guarisce in stato di tranquillità, in stato di rilassamento. Più il corpo è rilassato, più il corpo è in pace con se stesso, più ha capacità di guarigione. Perché nel momento che la filosofia del corpo, la filosofia, non la religione, la filosofia del corpo è di guarire continuamente qualsiasi cosa che è in disequilibrio. Per cui con la meditazione, se uno ha una malattia di tipo genetico, la vive in modo diverso, in modo di, cioè più uno medita più accetta e comprende quanto la meditazione gli può essere utile per star meglio nella malattia. Ok? Non so se mi spiego. Una malattia non è detto che la meditazione la guarisca, ma mi allevia la tensione, mi allevia la preoccupazione. Mi rendo conto, nella meditazione, che il mio corpo è una cosa, la mia anima, la mia consapevolezza, il mio sentire è un altro. Io convivo in questa struttura, che in questo momento è maschile, ma potrei essere una struttura femminile, praticamente il mio fisico diventa chiaramente un tempio, ma una cosa costruita, un tempio, non diventa spirito. E il mio spirito è all'interno di questa struttura. Per cui più faccio le meditazioni, più in questo tempio, con la meditazione, acquisto benessere. La meditazione non mi dà solo consapevolezza che sono attento, mi dà fuoco interiore, mi scalda dentro di me. Io durante il giorno, se faccio meditazione alla sera, come facciamo ora, il giorno dopo, durante la notte, sento un'energia all'interno di me, qualcosa che cambia, qualcosa che fluisce. Quel fluire che ho messo in moto attraverso la meditazione, che non è un pensiero, è una sensazione del corpo, un fattore energetico che ho smosso all'interno del mio corpo, un fuoco, una più che un fuoco, è come... È un tepore, è una morbidezza che creo dentro di me, che dopo mi accompagna durante l'arco della giornata. E allora non vivo più a livello mentale tutte le situazioni, ma tra una parola e l'altra, come dice Osho, sento questa morbidezza all'interno di me che mi fa diventare consapevole di tutto quello che c'è all'esterno. Cioè questo crea la meditazione, questa è la particolarità che tanti non hanno compreso, ecco. Se mi sono spiegato, no? Perfettamente, grazie. Sì? Piacere, va bene? È una morbidezza, è un senza far niente, perché ho già fatto il giorno prima, perché ho fatto la meditazione,
si crea dentro di te un qualcosa di soffice, qualcosa di dove tu ti senti a tuo agio, uno spazio interiore, che appena vai lì ti senti tanto bene. Ok? E questa è la meditazione. E quando tu ti senti tanto bene là, puoi restare. Ti frega sempre meno. Cioè, più entri in questo spazio, più lo fai tuo, più diventa... Cioè, non è che non ti interessa l'esterno. Chiaro, se devi fare le cose, le devi fare. Se bisogna essere preoccupati per una cosa, lo sei. Però questa preoccupazione ha tutto un altro aspetto. E c'è sempre rigore, c'è sempre l'attenzione, c'è sempre la responsabilità. Questo qua, la meditazione, non ti esime dall'essere responsabile, attenta, presente e quant'altro. Ma la tua attitudine a tutte queste, a questi obblighi, che possono sembrare degli obblighi, diventa diversa. Perché lo fai con una sensazione dentro di te, cioè da dentro di te viene fuori tanta di quella energia, tanta di quella serenità, che sei in grado di affrontare anche le cose più difficili, in un modo, se vogliamo dire, non voglio dire sereno, ma diverso, ecco, più con più senso, no? Ecco, questa cosa qua, per cui mi hai dato un buon spunto. Ok, allora noi facciamo le meditazioni in questo momento 3 volte alla settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 10. E al momento siamo già un gruppetto, a volte 3, a volte 4, a volte 6. Se qualcuno è interessato, chi non mi conosce, mi può contattare e può venire a provare a fare queste meditazioni, ecco, può fare questa esperienza. Ecco, questo quanto. Sì, mancano un paio di minuti, ma se qua il signor Maurizio vuole chiudere, io anche chiuderei, se è presente. Sì.